magazzino importante, perché il magazzino con la, si centra dalla parte opposta anche, dove noi andiamo sempre a prendere le bottiglie di vino per i ristoranti. Qui abbiamo il magazzino che serve per l'affinamento, una volta imbottigliato il vino. Io parto dall'ultimo, visto che siamo entrati qui, devo partire per la parte finale. L'affinamento del vino in bottiglia, dove lui riposa ogni 3 mesi, 6 mesi, a secondo, perché un vino messo in bottiglia è ancora disarmonico, acerbo, diciamo, può essere appena pronto, poi dopo qualche mese diventa pronto, poi diventa uno stato di quasi maturo, maturo, e poi se sta troppo tempo chiaramente diventa anche un pochino, perde di maturazione, no? Troppo vecchio, come vuoi chiamarlo, se rimane troppo finamente. Qui abbiamo un fermatore di stoccaggio dove viene inviato il vino da imbottigliare, quella è una pompa da liquido. Le bottiglie vengono caricate su questo cerchio e la macchina invia le bottiglie, viene inserito il liquido, inserito il sughero desiderato, la capsula e esce qui. Ah, già completo? No. Quando esce qua? No, esce solo liquido, liquido, bottiglia, cioè bottiglia. Vino. Sì? Io dico liquido, ma può essere vino, ma può essere anche passito. Sì. Cioè, perché noi facciamo anche il passito. Sì, sì. Io ho un sweet, un vino dry wine and grapes. So it's a dessert. It's like a mass wine. I love it. Cioè, una macchina di bottigliamento e bottiglia, chiaramente in questo caso vino. Quindi potrebbe avere anche vino. Quindi, bottiglia, vino. Sughero, io tappo, perché può essere sughero o plastificato, sintetici. Io non uso, non usa la proprietaria, dice quello che vuole, su determinati vini usa il sintetico, quando stamperemo il bianco vedremo un tappo sintetico. Sì, quello bianco, di solito. Che ci abbiamo, può essere anche un rosso, non è che deve forza mettere un bianco, anche un rosso cheap, da prezzo, semplice, da consumare pronta beva. E la capsula. La capsula che pennato okay. Che no, può essere plastificata, può essere di stagno. Poi una volta raccolte qui vengono convogliate nella parte grafica. La parte grafica che mette etichetta e retroetichetta, che sono due etichette, a seconda girata, che escono lì, possono essere qui si fa di cartoni. Cartone e poi qui esce il cartone che poi viene impalettato nel pallet. Allora noi, io faccio una cosa rapida, signora? Sì. Venga, diciamo. Allora, quella è la macchina che vedete lì, sono quelle che vi ho già elencato fuori. Quelle due attrezzi lì, quelle due macchine, una diraspatrice, in cui di raspa, leva gli acini dal raspo, per una raccolta manuale, ma si fa anche una raccolta meccanica, si fa sempre. E il nastro che ti ho portato sopra che permette la porta. Sì, perché questo è il nastro particolare, il nastro per nicchia, che viene plastificato. Plastificato che permette la sostanza, vedi questa di raspatrici, i raspi che escono e vengono incomodati di là. La pompa poi ve la faccio vedere, quella la pompa. Allora, due cose molto importanti. In questo ambiente è tutto climatizzato, ci sono dei climatizzatori, ma non c'è bisogno perché è anche troppo fresco. Perché le temperature sono sui 25 oggi si aggirano. Abbiamo questi due tubi che vedete sopra, uno rosso e uno blu, sono un sistema di raffreddamento e per il vino e per scaldarlo. Poi vi spiego perché. Le botti, i fermentini in acciaio sono tutti qui. Tutti questi fermentini che vedete, questi qui, sono tutti fermentini in acciaio. Hanno, se andiamo da questo lato, that's where they age. Ecco, quello non è un fermentino, la 27 non è un fermentino, poi vi spiego. Hanno tutti da questo tubo, praticamente hanno un sistema, questo è doppio acciaio.
acciaio e dentro il sistema di raffreddamento per riscaldare il vino. Perché raffreddarlo? Si raffredda il vino perché nella fermentazione tumultuosa e nella lenta fermentazione tumultuosa iniziale, che è lenta con il passare dei giorni, la formula chimica è normale, l'alcol si trasforma sviluppando calore. Zucchero si trasforma in acqua sviluppando calore. Sviluppando calore si può arrivare anche sotto i 30, 32, 34, quindi va rapportato dalla temperatura desiderata secondo il vino. I bianchi sono sempre sui 28, i rossi da 28 e 30, anche a 32 gradi, sono questi. E quindi si tiene costante il calore e di più c'è la natura del cappello, perché noi abbiamo presente del mosto con delle bucce e dei vinaccioli. Questo mosto, essendo galleggia, leggero, galleggia sempre questo mosto, e non permette, cioè praticamente di fare la cappella, chiude. Allora c'è una pompa su questo qui, questa pompa qui, che permette la rottura del cappello. Cioè, porta via. Sì, però io qui non ci sono, nell'altra parte, dopo la pigia della spettrice, se avete fatto caso, avevamo del materiale particolare, che erano dei filtri, voi ci avete fatto caso, sono questi qui. Guarda, quelli vicino a quello giallo, lo vedete tutto quel coso lì? Sì. Sono dei filtri particolari che vengono messi dentro, sono di forma non tutti uguali, perché la bocca è rotonda, lo vedete questo? Essendo rotonda hanno una base che sta laterale. Sì. Vengono visibili. Perché questi? Perché permettono alla bomba di non succhiare. Chiara, don't block the view. Questi qui l'hanno tolte perché adesso non servono. Quando rimettono il vino, devono rimettere. Quando fanno la fermentazione devono rimetterli. E sono collocate in maniera tale. Adesso mi danno fastidio praticamente, anche perché hanno dovuto fare. Togliere le feci. Venga, facciamo da qui uguale. Vengono collocati qui dietro praticamente, hanno un termostato, indica temperatura, e qui dietro questo cartello, cioè questo dietro dell'altra parte, di questi due botti, c'è un blending di temperature. Perché adesso sono ferme, le temperature che vedrete lì sono temperature programmate, o non programmate o direttamente delle botti, però sono ferme, cioè il blending non funziona se non viene acceso. E uno gli dà la temperatura desiderata, e poi partono. Che dirvi? 130 ore, questa temperatura piccolina, poi c'è la privata che ha l'acciaio. Queste differenze di vicino, delle temperature, non la monti di là e da questo abbiamo le fonti di qua. Come si fa a riconoscere un fermentino che può fare da conservazione del vino, perché quelli lì, e per la fermentazione? Dal cappello. Questi tre per esempio sono delle botti di acciaio per la mescita, vengono chiamate, con cappello movibile. Che cosa vuol dire per lui? Perché ha dentro il cappello qui sulla corda che permette di scendere con il vino. A cui viene aggiunto azoto, che adesso non la vedo la bombola dell'azoto, cioè abbiamo una bombola di azoto che permette di rimanere praticamente amorfo, perché altrimenti si ossida con l'ossigeno, ancora nel presente. Qui abbiamo una mescita quotidiana, io prima sono sceso, ho lasciato la luce accesa appositamente perché veniva di voi, abbiamo lo somministrato del bianco, la seconda botte, cioè il primo botte è un Merlot e la terza è un rosato, tre varietà di vini, bianco, rosato e rosso, che tutti i giorni gente viene per la mescita. Sabato e domenica non è chiuso la cantina, però era venuto, glielo ho dato. Oltre che vendere così alla mescita, si vende anche il bag and box, cioè l'operatore di cantina riempie le bag and box da 5 litri, 10 litri, mettiamo la parte grafica, e quelli ritrovati in vendita presso il punto vendita sopra, dove siete entrati anche voi. Non l'avete visti perché l'ho collocato in un angolo, chiaramente. Cosa significa mesciare? Vuol dire mettere del vino. Qui abbiamo la parte di stoccaggio. Solo stoccaggio, come l'altra lì che è stata portata di là, serve per stoccare praticamente il vino.
vino, dove è pieno lo vedete l'archipelago, quella è un 3000 litri per esempio, l'altra è un 3000 litri, questa è un 5003. La varietà presente al Pate qui non l'ha fatta molto bene, non è scritto proprio precisa due volte, però è obbligatorio, è obbligatorio. Il Q7 indica il vigneto, cioè questo qui è un bianco da tavola, indica il vigneto dove proviene, la quantità che abbiamo visto che è 3000, quindi assolutamente piena, e il bianco da tavola, e qual è stata messa. Qui abbiamo per esempio un Merlot 5003, un Merlot del vigneto 1. Perché c'è scritto atto ad hoc? Perché la denominazione d'origine ad hoc, atto ad hoc, che cosa vuol dire? Vuol dire che il disciplinare di produzione, decreto ministeriale dell'Alto Tevere, in cui rientrano questi vigneti qui, permettono su determinati parametri, rese per ettaro e così via, che poi bisogna leggere, che il Sangiovese, il Merlot, il Cabernet Sauvignon sono DOC, possiamo, se il vigneto viene dichiarato eccetera, viene certificato eccetera, l'uva e il vino diventano DOC. Poi sta alla proprietaria o all'enologo decide se buttiamo DOC oppure brandarlo, però per buttiamo DOC deve rispettare quelle regole ben precise. E DOC? IGT, indicazione geografica tipica. Di OGG e saperci una DOC garantita. In Italia stava crescendo ogni anno sempre di più. È un peccato. Perché? Perché non ne possiamo fare 50, no? Cioè lei non può fare 50 ogni anno, tra 10 anni avremo 70 DOC di OGG. Io quando andavo a scuola io ce ne erano già 30, non fa già tanto, non fa tanto. Ti figuri adesso ogni anno a seguirle, passiamo a delle piccole tre produttori magari. Il problema non è fare un vino di OGG, ma farlo bene e garantire al cliente che è stato fatto con bevuta di qualità, fatto nella stessa maniera, che col piace, che ha un prezzo abbastanza giusto. A volte i vini che costano di più non si vedono più bene. Non piacciono. Non sempre quello che costa di più piace.